Ciao a tutti, sono Roberto Martini e finalmente, dopo quasi 4.000 metri di dislivello, posso dirvi cosa ne penso delle scarpe da record di Kilian Jornet, le Normal Kjerak, non so come si pronunci, e sulla carta queste scarpe sembrano davvero ottime, ma nella realtà hanno sì grandi pregi, ma anche grandi difetti. Scopriamole insieme. Come sempre ci tengo a fare la mia premessa. Ho comprato con i miei soldi queste scarpe, non mi paga nessuno per fare questa recensione e quindi come sempre sarò onesto e sincero al 100%. Iniziamo dalle specifiche tecniche. È una scarpa da trail running per runner neutri. È alta 23,5 mm sul tallone e 17,5 sull'avampiede. Ha quindi un drop di soli 6 mm. Intersuola in X-Pure, leggera e reattiva, che è direttamente a contatto con il piede. Infatti non è presente nessuna soletta interna, ma di questo ne parleremo meglio più avanti. Poi troviamo anche un rock plate a protezione delle rocce appuntite, suola Vibram Mega Grip Light Base su tutta la lunghezza della scarpa, con tacchetti alti 3,5 mm. Nel mio numero poi, 45 e un terzo, queste scarpe pesano intorno ai 240 grammi ed è quindi una scarpa molto leggera. Poi troviamo una tomaia Matrix con rinforzi in Kevlar per dare una maggior resistenza al tessuto. Conchiglia sul tallone abbastanza morbida e linguetta in stile scarpe da gara per alleggerire il peso della scarpa. Diciamo che come sensazioni mi ricorda moltissimo le Topo Terra Venture 3, una scarpa con cui mi sono trovato benissimo. Sono entrambe scarpe non troppo alte, molto stabili, abbastanza secche come sensazione, ma le Xerak, niente, io con questo nome non ci vado d'accordo, sono molto più leggere, mentre le Terra Venture rimangono molto più comode al piede. Ora vediamo punto per punto come si è comportata. Iniziamo come sempre dalla durabilità. Viene data come una scarpa con cui puoi arrivarci a percorrere fino a 1000 km, ma secondo me purtroppo questo non è vero. Dopo poco più di 40 km con quasi 4.000 metri di dislivello positivo, si sta già scollando il puntale qui davanti e la suola sotto ha leggeri segni di usura. Nulla di grave, assolutamente, però probabilmente per come corro io, per come uso io le scarpe, penso di poterci arrivare a massimo 600 km. Come sempre, se voi l'avete provata, fateci sapere qui sotto nei commenti come vi siete trovati. Punto numero 2, utilizzo. Anche qui viene venduta come una scarpa che è adatta sia alle brevi distanze fino alle gare da 160 km, come il Monte Bianco, ma io sinceramente l'ho trovata poco protettiva e non adatta alle lunghe distanze, infatti non andrei oltre i 20-40 km, a meno che il vostro piede non sia allenato per correre con una scarpa come questa, ma ci vuole del tempo. E comunque per me rimane molto più una scarpa da gara oppure da allenamento veloce che una scarpa da lungo lento trail. Mentre come terreno, questo tipo di suola rende la scarpa molto versatile ed è quindi adatta sia a terreni tecnici, ma anche a quelli un po' più corribili. Runner, come detto precedentemente, non è una scarpa per tutti. È una scarpa ad alte prestazioni che richiede un piede allenato ed è fatta per andare veloce. Probabilmente la sconsiglio a tutte quelle persone che cercano una scarpa comoda per un'uscita trail tranquilla. Calzata, ho preso il numero 45 e un terzo, che in centimetri equivale a 28,5, che è lo stesso numero delle Saucony Exodus Ultra con cui mi sono trovato molto bene. Però in realtà queste le ho trovate leggermente troppo lunghe, quindi probabilmente sarebbe stato meglio prendere mezzo numero in meno rispetto al mio solito numero. Punto successivo, stabilità. Questo è uno dei suoi punti di forza. È una scarpa davvero stabile in ogni condizione di terreno. Ti dà un'ottima percezione di quello che succede sotto il piede e hai il pieno controllo. Punto successivo, grip. Anche questo è un suo grande punto di forza. La suola Vibram Mega Grip Light Base su tutta la lunghezza della scarpa fa davvero la differenza. E avrete grip in qualsiasi condizione. Ultimo punto, prezzo. Purtroppo qui la trovate online a 190 euro.
è difficile trovarla a meno. Probabilmente, secondo me, per questa scarpa è un prezzo un po' eccessivo. I materiali sono sì ottimi, però il prezzo più giusto sarebbe intorno ai 130-140 euro massimo, secondo me. Nel frattempo, se state trovando questo video utile o interessante, mettete un bel mi piace qui sotto per supportare il canale e se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi. Grazie. Ora passiamo ai suoi pregi e ai suoi difetti. Partiamo dai pregi. Primo fra tutti, feeling con il terreno. L'ho già detto poco fa, hai un'ottima percezione di quello che succede sotto al piede. Sulle discese hai il pieno controllo. La scarpa non si muove. La risposta è immediata. Il piede è bloccato all'interno e non scivola in avanti. E questo ti dà una grande confidenza nello spingere sempre quel qualcosina in più, se hai motore. Probabilmente tutto questo è dato sia dall'altezza della scarpa, ma anche dal fatto che non c'è la soletta interna e quindi sei più a contatto con il terreno. Ma questo può essere anche un difetto e ne parliamo tra poco. Poi, altro grande pregio, suola Vibram. Ne ho parlato anche prima, ma lo mettiamo anche tra i pregi. Se volete grip, questa è la strada giusta. Io vorrei una suola così in ogni mia scarpa da trail. E non capisco perché i brand non facciano questo. Con una suola di questo tipo non hai intersuola esposta, come succede con altri modelli. E questo allunga moltissimo sia la vita della scarpa, la vita dell'intersuola, perché si rovina meno, e in più ti dà grip in qualsiasi condizione e in qualsiasi punto della scarpa. Perché può succedere che se metti il piede in un punto sbagliato dove non c'è la suola Vibram ma c'è l'intersuola, il piede può scivolare in quel caso. Qui non è questo problema. Poi, ultimo pregio, peso. È fantastica sotto questo aspetto. È leggera, è bassa, è minimalista. Per me è una scarpa da gara al 100% o per allenamenti veloci. Bene, adesso passiamo ai suoi difetti. Comfort. Non è una scarpa comoda. È secca, non c'è soletta interna, che sì la rende più stabile ma meno comoda. La sensazione non è ottima. Diciamo che il piede non è coccolato come in altri modelli. E poi il fatto che non c'è la soletta interna, dopo un lungo da 2500 metri di dislivello, mi ha fatto venire una vescica. Perché qui all'interno della scarpa sul bordo c'è una cucitura. E lo sfregamento su questa cucitura, nelle discese a lungo andare, mi ha creato qualche problema. In più, altra cosa, per il mio piede è leggermente stretta. E questo mi ha infiammato il metatarso del quinto dito qui nella parte esterna. Perché andava a sfregare qui, in questo bordo dell'intersuola. Quindi purtroppo questo mi ha fatto smettere di utilizzarle. Speravo di usarle alla Lavaredo, ma non penso che vadano bene per le lunghe distanze per me. Altro difetto, protezione. Attenzione, questa non è una scarpa protettiva. È alta soltanto 17 mm sull'avampiede. E il vostro piede deve abituarsi a correre con una scarpa come questa. Non tutti sono in grado di usarle e il rischio è quello di farsi male. Io nelle prime uscite ho avuto parecchi fastidi proprio per questo. Quindi, se volete usarle, usatele gradualmente e allungate piano piano le distanze. Conclusioni. È una scarpa tanto eccezionale da una parte, ma dall'altra ha anche parecchi problemi. È stata venduta bene con una campagna di marketing che la rendeva la scarpa perfetta per qualsiasi cosa, mentre invece nella realtà, secondo me, è una scarpa da trail per allenamenti veloci o per gare. La vedo adatta soprattutto ad atleti evoluti che cercano la prestazione su gare corte, dove in discesa un buon feeling con il terreno può fare la differenza. Io sicuramente ad oggi non penso di riuscire a correrci per 160 km, a meno che voi non siate Killian. In quel caso fatemelo sapere. Bene, il video finisce qui. Come sempre, se lo avete trovato utile o interessante, mettete un bel mi piace qui sotto. Ma soprattutto, se state in cerca della scarpa da trail giusta, vi lascio qui a questa recensione delle Saucony Exodus Ultra, con cui mi sono trovato davvero bene. Buona visione e buone corse a tutti. Ciao!